Festival Elettrico è in Umbria, Perugia. Oggi visitiamo il magazzino MEF di Ponte San Giovanni. È stato arrivato un grossista qui della zona, che era la vecchia Umbra Elettroforniture. Da la Umbra Elettroforniture è stato creato poi il punto di contatto per l'Umbria, per la MEF. Poi MEF ha aperto altri due punti vendita, uno a Sant'Andrea delle Fratte, diciamo detto Perugia Ovest, che è su un'altra parte della città, e un altro a Foligno. E poi ecco, da qua sono stati messi 7 agenti di vendita, uno specialista per l'automazione, uno specialista per l'illuminazione, e si sta crescendo. Il punto vendita di Ponte San Giovanni, vicino a Perugia, può essere considerato l'hub di MEF in Umbria, anche perché le altre filiali di questa regione fanno riferimento a questo magazzino per i loro rifornimenti. Qui lavorano in 13, a partire dal capo filiale, per proseguire con i tecnici, i magazzinieri, i banconisti e ovviamente tutti gli impiegati. I clienti sono in massima parte installatori, ma anche industrie e poi in piccola parte i privati. Buongiorno, sono Antonio Ribecco, faccio il magazziniere addetto allo stoccaggio con la MEF di Perugia Ponte San Giovanni. Settimi Luca, sono il responsabile del banco. Daniela Baldelli, l'ufficio acquisti. Mattia Frenguelli, sto all'ufficio bolle, centralino. Allora, io mi chiamo Sgrevi Maurizio, sono il responsabile del settore lighting per quanto riguarda l'Umbria. Temisvar Loredana, io sono il lavoro qui all'ufficio bolle. Marco Santi, servo l'agenda al banco. Allora, Roberto Castellini, ufficio tecnico. Buongiorno, sono Massimo Minciaroni, tecnico commerciale. Okay. Mi chiamo Silvio Massimo e ho qui la funzione di tecnico commerciale. Rogari Filippo, magazziniere e responsabile del magazzino. Sì. Bannella Pierdomenico, sono magazziniere. Sono Massimo Braconi, responsabile del punto vendita di Ponte San Giovanni, MEF. Ma qui ne sono arrivati 5, ne aspettavo 7. E sono arrivate 37 scatole che non aspettavo e non so dove metterle. Avessimo usato i documenti di trasporto Metel, sicuramente sarebbero arrivati prima della merce, ma soprattutto avremmo fatto il posto per metterla via. Siamo a Ponte San Giovanni, un quartiere alla periferia di Perugia. Il centro è a circa 6 chilometri. Questa è una zona fondamentale, una zona di snodo per il traffico, perché qui arrivano clienti da Terni, Assisi, Foligno e Città di Castello. Il punto vendita si estende su 1400 metri quadri tra magazzino, bancone e uffici. Consiste nel servire la gente qui al banco e aiutare i colleghi per altre cose, mettere a posto il magazzino, ecco, un po' di tutto. Però la specializzazione è il banco. Noi facciamo anche dei corsi, dopo ci abbiamo in ufficio i ragazzi specializzati, automatismi e altre cose per aiutare i clienti. Quindi la MEF in questo senso è coperta in tutti i settori, con ragazzi che hanno praticamente la loro specializzazione. Curare il magazzino,
fare le spedizioni e basta, cioè, più che altro coordino il lavoro. Beh, le complicazioni possono essere che a volte trovi delle spedizioni particolari, delle cose un po' particolari che devi gestire. Il divertimento è che ogni giorno è una sfida continua, insomma, nel lavoro. Mi occupo di tutto il supporto per quanto riguarda l'illuminazione ai professionisti, quindi agli installatori, a progettisti, architetti. E questo concerne sopralluoghi, calcoli illuminotecnici e preventivazione, quindi tutto quello che è il supporto professionale sull'illuminazione alla vendita. In Umbria di Illuminotecnica vendiamo un po' tutte le marche che trattiamo come MEF, quindi si parla di prodotti di decorativo con le principali aziende a livello nazionale e mondiale e anche a livello tecnico, quindi un po' tutti i prodotti che trattiamo. È il settore che ormai a fine di quest'anno incide più di tutti. Quindi la MEF ci crede veramente tanto, anche perché abbraccia, come dicevo, tutti i professionisti, quindi non solo i nostri clienti principali, ma un po' tutti quelli che ruotano attorno al mercato elettrico. I clienti sono sempre più esigenti, sono persone che prima erano un pochettino più rilassate, tranquille, ma negli ultimi tempi sono diventati sempre più esigenti, ma non solo esigenti, anche preoccupati, perché il mercato è sempre più in crisi. Quindi quando arrivano qua, molte volte l'offerta, l'accettazione dell'ordine e la consegna deve essere fatto nel minor tempo possibile, perché non hanno tempo di organizzarsi. Sono installatori, uffici tecnici di grosse aziende che rigirano noi preventivi per eventuali loro offerte. Ma sono, ormai li conosciamo da tanto tempo, molti sono clienti che abbiamo da anni, qualcuno nuovo, ma no, abbiamo un bel rapporto con i clienti, devo dire. Io venivo anche prima che era MEF, quindi mi sono sempre trovato bene, e quindi io vengo qui sempre. Per la professionalità loro, i prezzi, la disponibilità della merce. Offrono un buon servizio, tutto sommato, non è che ce l'ho. Fanno prezzi buoni e quindi veniamo qua. Risparmiare. Dopo c'è anche chi ancora guarda la qualità e questo, insomma, non guasta. C'è chi è più preparato, chi è meno preparato, ma alla fine si deve parlare di livello medio e buono. Per me significa sapere la disponibilità del magazzino, dare delle indicazioni sul materiale, le specifiche, ecco qua. E che se chiedi una cosa, che magari escono continuamente dei prodotti nuovi, te li illustrano, quindi sono molto utili i magazzinieri che sanno del mestiere. Ecco. Ti aiutano a livello anche di installazione, quindi siamo sempre seguiti, quindi non ho problemi, ecco questo. Vuole lo sconto materiale e risposte subito. Il cliente vuole il materiale subito, ecco, questo è una cosa principale. Principali esigenze del cliente sono trovare materiale disponibile e soprattutto trovarlo al miglior prezzo sul mercato. Loro sono un gruppo in cui sicuramente, anche avendo il centro di distribuzione, non manca mai niente. Io quando ci vengo, insomma, c'è sempre stato. Dopo, vabbè, a parte qualche cosa particolare, però sul giro di un giorno o due è sempre ricevuto, insomma. Sì, c'è, il materiale c'è, poi loro hanno le filiali, quindi se uno ha bisogno di qualcosa arriva quasi subito, quindi il giorno dopo è sempre disponibile. Nonostante
con le problematiche di oggi per i magazzini come per gli installatori. Il fatto di immagazzinare è complicato, però nel movimento delle merci sono abbastanza bravi sul servizio che fanno. Ho trovato sempre tutto quello che ho chiesto, se non disponibile immediatamente, giorno dopo, massimo due giorni dopo era qui. Perché comunque è una parte del piccola del fatturato dell'OMEF, ma è una regione strategica al centro dove MEF prima non era presente. Diciamo, sono un paio d'anni che c'è stato sto salto di qualità con i nuovi punti vendita. Sì, come MEF, essendo un gruppo molto grande, riusciamo a soddisfare le esigenze del cliente facendo i trasferimenti. Praticamente, essendo molto capillare, se mi manca un articolo a me riesco a rimediarlo da un'altra filiale. Riusciamo al 90% a soddisfare il cliente. L'offerta che possiamo dare ai clienti in termini di servizio, sviluppo preventivi, sviluppo capitolati, consegne veloci, sviluppo anche di soluzioni tecniche e ora ci stiamo specializzando anche in un altro settore, perché abbiamo trovato uno specialista che viene dal settore termoidraulico, è proprio umbro, e svilupperà per tutta la MEF un progetto per diciamo che seguirà tutta la parte termoidraulica, pompe di calore, sistemi innovativi di riscaldamento, condizionamento e diciamo che questo personaggio è proprio umbro ecco, è un fiore all'occhiello anche per noi, perché alla fine siamo orgogliosi di avere sta persona che organizza per tutta la MEF, non solo per l'Umbria. Prima riga sì, seconda riga sì. Qua hanno tolto 20 euro, dovrei aggiungerlo perché sennò devo togliere tre prodotti. Eccolo qua. Indovina cosa ti ho portato. Cosa mi hai portato? Indovina? Non lo so. Le fatture di Lampadella. No, Lampadella no, questi qua non quadrano mai, piuttosto metto 100 euro di tasca mia. Ma perché non usi le fatture a Metel? Arrivano direttamente sul PC e i conti tornano di sicuro, no? Mai più senza fatture Metel.